È successo ad Alessandria, teatro comunale, ma prima o poi doveva capitare. Poeti moderni come Luciano Erba o Gianni Toti che incontrano sulla stessa ribalta alcuni tra i migliori cantautori, a cominciare da Paolo Conte, rinnovatore della canzone italiana. In fondo sono dei parenti e neanche tanto alla lontana. Giovani come Stefano Palladini hanno sparato idee dalla loro chitarra, mentre Gino Paoli, che è un po' il caposcuola per non dire l'antenato, ha cantato frasi che l'hanno reso celebre, magari tanti anni fa. Nella squadra dei poeti, Maria Letizia Cravetto ha avuto di rinforzo per mimare i suoi versi e farli più espressivi l'attrice canadese Danielle Bursch. Così, il convegno di Alessandria, manifestazione unica nel suo genere, ha convalidato una verità che molti sospettavano, che i cantautori ci trasmettono una parte, la più popolare, della lirica d'oggi. E quindi anche una buona canzone può introdurci nel mondo della vera poesia. Lo ha confermato il pubblico quando ha circondato gli autori per chiedere un autografo sulle loro pagine più ispirate. L'incontro poeti-cantautori, insomma, è finito in un pareggio che ha visto tutti vincitori.